Guattaia a tutti ragazzi, la giocherina 979 con questo nuovo video. Ebbene, pubblico ovviamente questo video sia sul mio canale personale, perché è un bel po' che non ne pubblico, e sia sul canale TIG. Quindi sul canale TIG avevo scritto, insomma per il canale TIG, perché avevo scritto oggi pomeriggio presto, forse non mi ricordo, su Facebook che oggi avrei registrato un vlog e che l'avevo pubblicato verso sera. Quindi ovviamente di solito cerco di mantenere la mia parola, anche se a volte non mi è proprio possibile, ma oggi mi sono adoperata al massimo per riuscirci. Quindi eccolo qui questo vlog che spero ovviamente vi piaccia. Il vlog non parlerà di cose importanti, ma direi che è un video che illustra davvero molto, perché sto per mostrarvi finalmente la mia collezione PlayStation 3, quindi la mia collezione di giochi per PlayStation 3. Insomma, potrei far vedere anche quella di giochi PlayStation 2, ma visto che comunque insomma, la console attuale è la PlayStation 3, direi che tra virgolette è meglio partire dall'ultima collezione, poi in caso girerò un altro video che riguarda invece la mia collezione PlayStation 2. Ovviamente quindi vi mostrerò ogni singolo gioco che fa parte della mia collezione, ci farò ovviamente un piccolo commento sopra. Inoltre, se mi avanza tempo dopo aver registrato questo, vi mostrerò anche, insomma, da una buona prospettiva la mia postazione, quindi il mio regno videoludico, ragazzi. Quindi, allora, volevo velocissimamente fare i complimenti alle mie socie Michelle e Laila per i loro video, perché sono state veramente bravissime. E un'altra cosa, come avete letto su Facebook, sempre se avete letto su Facebook, la sfiga comunque a quanto pare sembra accanirsi su di noi e sul nostro canale, perché veramente ne succedono una presso all'altra. Ora la nostra Nicole, che era tornata dopo 2 settimane di assenza, purtroppo ha dato la triste notizia che le si è rotto il PC, quindi Laila ha avuto tantissime difficoltà a caricare il suo gameplay, Michelle idem, mi sembra che aveva avuto dei problemi per renderizzarlo, cioè veramente un casino, ragazzi. Quindi se, non, insomma, se vedete che magari mettiamo un po' di tempo per i nuovi video, per piacere, capiteci, perché è una situazione veramente insostenibile. Quindi, allora, bando alle ciance, ragazzi, e andiamo a vedere finalmente la collezione PlayStation 3 di giochi di 979. Ed eccoci qua, ragazzi, benvenuti sulla scrivania di Giocherina 979. Sembra pulita, all'apparenza, perché ho spostato il casino tutto dietro il computer. Vabbè, comunque, bando alle ciance e cominciamo con la mia collezione PlayStation 3. I giochi che vi mostro sono in ordine d'acquisto. Quindi il primissimo gioco che ho acquistato appunto con la PlayStation 3, perché appunto non è che potevo comprare la PlayStation 3 senza avere un gioco con cui giocare, è stato Assassin's Creed. Assassin's Creed, quindi ovviamente il primo della, diciamo, fortunata serie di Assassin's Creed, un gioco a mio parere. Che tra parentesi ho pure recensito sul mio canale, quindi se volete andare a dare uno sguardo alla recensione, andate sul mio canale e cercatela. È l'ultima recensione che ho fatto, la recensione numero 5. E ebbene, appunto, nella recensione ne parlo veramente molto bene, perché è un gioco, insomma, che a molti risulta essere forse troppo noioso e ripetitivo, ma a parte magari questo aspetto che potrei anche mettere, diciamo, ci può stare. Direi che è un gioco veramente molto bello, molto meritevole, insomma, che per l'età che ha, insomma, ha sfruttato a suo tempo una buona parte della potenza della PlayStation 3, quindi un gioco che veramente merita, a mio parere. Quindi andiamo avanti. Scusate, ma i giochi li ho dovuti mettere in una posizione assurda. Il secondo gioco che ho acquistato, allora, Assassin's Creed l'ho pagato nuovo 19,90 euro, fortunatamente non a GameStop. Il secondo gioco che ho acquistato, sempre nello stesso posto dove ho comprato Assassin's Creed, sempre a prezzo di 19,90 euro, è Heavenly Sword. Allora, Heavenly Sword,
È un gioco dalla grafica veramente molto bella, perlomeno i video sono spettacolari, anche insomma i paesaggi, gli scenari, dal punto di vista grafico è veramente molto bello, però insomma anche la storia, diciamo, la storia è tipica storia, insomma, di un adventure. Vabbè, non ve la svelo se magari non l'avete giocato, però dal punto di vista poi dei combattimenti, appunto, ecco che diciamo diventa forse troppo ripetitivo. E comunque, se non ricordo male, perché l'ho giocato veramente tanto tempo fa, la longevità non è neanche granché. Però diciamo, se dovessi consigliarlo, non è tra i giochi che poi consiglierei tanto, però diciamo non è neanche da scartare, quindi questo qui è il secondo gioco. Poi, ovviamente, ragazzi, non spendo tante parole perché sennò dovrei stare a fare la recensione di ogni gioco. Quindi, terzo gioco comprato sempre nello stesso posto dove ho comprato Assassin's Creed The Heavenly Sword, sempre al prezzo di 19,90 euro nuovo. Uncharted Drake's Fortune, il primo anche di un'altra fortunata serie che è appunto quella di Uncharted. Vabbè, che dire, davvero pochissimo da dire perché è un gioco bellissimo. La storia, oddio, ci sono quelli che insomma, non, cioè la saga di Uncharted non apprezzano molto, dicono che le storie siano scontate, eccetera. Io non sono dello stesso parere. Uncharted, questo qui, insomma, quando l'ho giocato, mi ricordo, mi ha entusiasmata veramente tantissimo. Qua c'è scritto finalmente il gioco d'avventura che tutti stavamo aspettando. Infatti, a suo tempo, insomma, diciamo che ha conquistato parecchi videogiocatori, compresa me, mi è piaciuto veramente moltissimo Uncharted, quindi direi sì che è uno dei giochi che consiglierei di giocare assolutamente. Andiamo avanti. Ah, una chicca, arriva una chicca. Non mi ricordavo che insomma, l'avessi comprato così presto. Eccolo qua. Batman Arkham Asylum. È la Game of the Year Edition, praticamente quella che contiene insomma le mappe, sfida nei panni del Joker, gli occhiali 3D, insomma la versione 3D, 6 sfide extra. Io l'ho comprata a GameStop a 48 euro, mi sembra, uno dei pochissimi giochi che ho comprato che costava veramente molto, però insomma, visto che ho avuto la promozione, ero riuscita a convincere mia mamma a farmelo comprare, ero veramente molto impaziente. Quindi vabbè, che dire di Batman Arkham Asylum? Un'avventura senza precedenti, come dice qua Game Informer, che gli ha dato 9,5 su 10. Un gioco veramente spettacolare, finalmente direi un gioco degno di Batman, direi proprio. Bellissimo, insomma, nella storia, la grafica anche molto apprezzabile, personaggi dal carisma unico, specialmente il Joker, il mio marito. La longevità pure non era male, mi perdonerete se non so darvi dati precisi, ma insomma, questi sono giochi che ho giocato un po' di tempo fa. Quindi, insomma, un gioco ottimo, direi sotto tutti gli aspetti, anche dal punto di vista del divertimento, insomma, rigiocabilissimo, veramente, veramente molto, molto apprezzabile. Quindi uno, direi, forse dai, dei giochi migliori della mia collezione, anche se direi che la mia collezione non scarseggia in giochi buoni, quindi adesso lo valuterete voi. Quindi Batman Arkham Asylum Game of the Year Edition, veramente un ottimo gioco. Andiamo avanti. Allora, adesso ho comprato da GameStop, inizialmente ero scettica, vi dico la verità, Mirror's Edge. Inizialmente mi ricordo mi ero rifiutata di comprarlo perché sapevo appunto che era un gioco in prima persona, di solito a me i giochi in prima persona non mi piacciono tanto perché appunto mi ricordano gli sparatutto, a me gli sparatutto purtroppo direi per voi non mi piacciono, quindi non gioco a COD e cose simili. Mirror's Edge poi mi ero convinta a comprarlo perché appunto costava poco, nuovo, e giocandolo mi sono dovuta veramente ricredere perché insomma un gioco direi unico nel suo genere. La grafica, vabbè, non, oddio, non direi che
È da considerare un buon gioco per la grafica, però anche la grafica, insomma, non è assolutamente male. Il divertimento direi che è veramente unico, forse solo questo capace, perché appunto, cioè, ragazzi, ritrovarvi nei panni in prima persona di una ragazza che fa parkour è veramente emozionantissimo, cioè saltare dai tetti, arrampicarsi, è veramente insomma, un'emozione irripetibile. Quindi direi che sì, Mirror's Edge, la longevità, direi, se non mi ricordo male, era abbastanza buona per un gioco del genere, ovviamente. Il divertimento, appunto, ripeto, unico, la grafica anche apprezzabile, la colonna sonora idem. Quindi direi anche più scettici di comprarlo, perché secondo me, io ero scetticissima, cioè secondo me può piacere veramente tanto. Quindi è un gioco da provare, secondo me. Quindi Mirror's Edge. Andiamo avanti. Ah, un'altra chicca, ragazzi, in arrivo. Ah, Red Dead Redemption, che mi è stato regalato. Potete vedere, vabbè, dal bollino è prestato, preso, usato da GameStop. Mi è stato regalato, un regalo unico, ovviamente, un regalo di pochi, insomma, un regalo che poche volte si riceve, perché ricevere un gioco come Red Dead Redemption, insomma, è abbastanza raro, visto che appunto giochi di questo calibro ormai scarseggiano abbastanza. Ovviamente, insomma, oddio, non ci sono neanche tante parole da spendere, perché insomma, un capolavoro della Rockstar, la Rockstar che appunto ci ha dato anche GTA che io non ho mai giocato, però insomma un open world veramente fantastico, ambientato insomma verso la fine, insomma, sì, del Selvaggio West, nel 1911. Quindi secondo me un'esperienza che tutti, insomma, che tutti prima, insomma, un giorno o l'altro hanno pensato di voler fare, quello di insomma, mettersi nei panni di un cowboy, insomma, ragazzi. Allora, so che magari ci sono quelli che non apprezzano il genere western, però questo gioco è veramente spettacolare, l'unica parola da dire, spettacolare, capolavoro. Poi tra parentesi anche l'online, di cui io mi sono abbastanza presto stufata, però insomma anche quello diverte. Quindi niente, grafica, colonna sonora, personaggi, divertimento, direi quasi da 10, assurdamente, non vorrei ovviamente esagerare, però è un gioco spettacolare, ripeto. Quindi nient'altro da dire, passiamo avanti. Adesso, un'altra chicca secondo me, Uncharted 2, comprato nuovo, dove ho comprato l'altra maggior parte dei miei giochi, a 19,90 euro. Che altro dire? Ci sono tanti, insomma tanti, ci sono alcuni che conosco che non apprezzano il gioco, non ho capito perché. Forse dicono la storia scontata, eccetera. Io, ripeto, io non sono assolutamente d'accordo. Anche Uncharted 2, il covo dei ladri, che poi non ho capito sinceramente il covo dei ladri, che cazzo c'entra poi con la storia. Vabbè, ripeto, è un gioco veramente bellissimo dal punto di vista della grafica. La storia anche mi è appassionata, le sparatorie, la colonna sonora, il divertimento è tanto, secondo me. Bisogna goderselo appieno, assolutamente. Anche questo dotato dell'online, dai 2 ai 10 giocatori. Online che non mi stufo mai di giocare, perché ci gioco tuttora. Online veramente divertentissimo. Quindi, che altro dire? Anche in questo caso, giocone. Quindi, se non ce l'avete, ragazzi, non so, non posso fare altro che consigliarvelo. Quindi, anche Uncharted 2, il covo dei ladri, è nella lista degli spettacolari, secondo me. Poi andiamo avanti. Allora, gioco forse meno conosciuto, Wet, comprato a 15 euro, appunto usato da GameStop. Che cosa dire? Insomma, gioco che forse non è apprezzato da tanti, perché appunto, insomma, dal punto di vista, cioè non è un gioco che eccelle, anzi, forse potrebbe essere messo, io direi, nella categoria dei buoni. Degli abbastanza buoni. La grafica, insomma, non è granché. La colonna sonora, direi abbastanza apprezzabile, perché sono tutte musiche, se non ricordo, ora non vorrei dire una stronzata, ma cioè tipo degli anni 70 o cose simili, cioè, però sono musiche apprezzabilissime.
danno la giusta carica all'avventura. Il divertimento, oddio, anche questo forse è un gioco che dopo un po' si ripete, direi abbastanza ripetitivo. I combattimenti, insomma, le sparatorie sono alla fine sempre più o meno le stesse. Anche la storia non, insomma, non è un granché, cioè la tipica storia, ragazzi. Quindi direi, dai, allora che non. Cioè, io l'ho abbastanza apprezzato, ovviamente non mi ha fatto impazzire, però direi che l'idea era abbastanza originale, quindi ovviamente non lo metto fra i miei consigliati assolutamente, però cioè, se vi va di provarlo, forse non, comunque non giocherete una schifezza, insomma. Andiamo avanti. Ah, adesso cominciamo con i Platform, Ratchet & Clank alla ricerca del tesoro, che non è un vero e proprio gioco, è una mini avventura, come dice anche qui. È una mini avventura di Ratchet & Clank, quindi dura veramente pochissimo, la longevità è pochissima. Vabbè, se avete giocato Ratchet & Clank sulla PlayStation 2, di sicuro l'apprezzerete. La grafica è quella tipica di Ratchet & Clank, veramente molto colorata, molto apprezzabile. E insomma, ha tutte le caratteristiche tipiche ovviamente di Ratchet & Clank per PlayStation 2, quindi mini avventura per passare un pomeriggio, insomma. Andiamo avanti. Dopodiché, appunto, sempre nel mondo dei platform e dei cartoni animati, Ratchet & Clank a spasso nel tempo, che vi devo dire è stato veramente molto molto bello, cioè mi è piaciuto veramente molto. Appunto, ci sono i trofei qui, quindi anche molto divertente. La storia è davvero molto apprezzabile, come al solito, tipica di Ratchet & Clank, grafica tipica, musiche tipiche, stessi personaggi, personaggi nuovi, ovviamente. Però devo dire, un'avventura veramente molto molto bella. Sapete che di solito quando rifanno i giochi su PlayStation 3 non sono mai all'altezza, diciamo, di quelli per PlayStation 2, ma devo dire che questo qui è proprio tutta l'altezza degli altri Ratchet & Clank per PlayStation 2, quindi lo consiglio veramente vivamente a tutti gli amanti perlomeno dei platform di Ratchet & Clank, perché racchiude tutto lo spirito di Ratchet & Clank ed è veramente molto molto bello. Andiamo avanti. Eccoci qua di nuovo. Assurdamente ho comprato prima a spasso nel tempo, dopo ho comprato Ratchet & Clank Armi di Distruzione, che appunto era il primo Ratchet & Clank che hanno fatto per PlayStation 3. Anche questo, vabbè, sempre i soliti commenti. Grafica, colonna sonora, personaggi tipici di Ratchet & Clank, anche questo molto colorato, davvero molto molto apprezzabile. Quindi niente, andiamo avanti, non perdiamo altro tempo. Dopodiché, allora, per gli amanti del picchiaduro, io non sono un amante del picchiaduro, però insomma, mi sono detta almeno un picchiaduro nella mia collezione ci deve essere, perché non comprare Tekken 6? Perché insomma, tutti, direi che tutti hanno giocato Tekken 3 per PlayStation 1 e mi era piaciuto veramente tanto a suo tempo. Poi comprai Tekken 4, se non mi sbaglio, per PlayStation 2, quindi visto che un Tekken c'è sempre stato nella mia collezione, ovviamente fottute campane. Ovviamente non appena l'ho visto nuovo 19,90, dove ho comprato i primi giochi, mi sono detta dai, compriamolo. Quindi Tekken 6, che dire, ovviamente la grafica è nettamente migliorata, la grafica è anche abbastanza apprezzabile, sono belli i modelli dei personaggi, i combattenti sono in tutto 40, quindi ci sono state soltanto 3 o 4 entrate, o se non sbaglio, o 5 nuove entrate, intendo, dei personaggi. Ha anche l'online, non so se lo vedete, anche l'online. E vabbè, la nuova novità c'è la modalità campagna, che ho fatto anche di questo la recensione, quindi magari se volete andarci a dare un'occhiata. Niente, assolutamente per gli amanti del picchiaduro, per gli amanti di Tekken 6, direi divertente, non ha perso il divertimento tipico dei Tekken, quindi andiamo avanti.
Allora, quindi eccoci qua con Prince of Persia, le sabbie dimenticate, il secondo Prince of Persia che hanno fatto per PlayStation 3, perché il primo, non mi ricordo come cavolo si chiama, ma io non l'ho preso perché non mi era stato assolutamente consigliato, visto che io, sono abituata ai Prince of Persia di PlayStation 2, per la PlayStation 2, che insomma mi sono piaciuti veramente tanto, mi era stato consigliato di non prenderlo perché stravolgeva completamente tutto, quindi... Che dire di questo gioco? Dio, direi buono, nella categoria del buono. La grafica non è niente male, la storia forse un po' scontata, ma dopodiché diventa abbastanza ripetitivo. I trofei sono abbastanza facili da prendere, a me manca poco al platino, dopo appunto l'ho lasciato perché non ce la facevo più, diventa appunto ripetitivo, l'intelligenza artificiale dei nemici è veramente scarsissima, quindi magari sì, può risultare divertente, ma dopo un po' può stancare, quindi diciamo che per una prima volta in questo video direi che è un gioco che non consiglio, quindi direi di spendere i soldi da un'altra parte. Andiamo avanti. Ecco qua, allora, eccoci qua con Infamous che vedete ho comprato a 18 euro usato al GameStop. Infamous, che dire, che poi era stato dato scaricabile gratuitamente col Welcome Back quando era successo quel macello su PSN. Quindi che dire, gioco... Allora, che non eccelle insomma nell'aspetto tecnico, cioè la grafica ovviamente non è granché... Però direi il divertimento, magari anche questo, alcuni dicono, dopo un po' diventa troppo ripetitivo, però direi che la storia è veramente molto molto appassionante, il personaggio principale che appunto, oddio come si chiamava? Non me lo ricordo come si chiama, vabbè scusatemi, il personaggio principale è davvero molto carismatico, mi è piaciuto veramente tanto. E una caratteristica di Infamous, visto che il personaggio principale è appunto dotato di superpoteri, si può scegliere nel corso del gioco se usare i superpoteri per fare il bene o per fare il male. Quindi, ovviamente, dopo che si sarà presa la strada del cattivo, la strada del buono, dopodiché ci saranno ovviamente delle conseguenze, la storia cambierà, ovviamente, a seconda degli eventi cambieranno. E cambierà anche il finale. Sinceramente, del finale non lo so perché io l'ho giocato, l'ho completato una sola volta facendola cattiva, ovviamente. Quindi devo assolutamente rigiocarlo facendola buona. E quindi è un gioco che direi non stanca. Bisogna essere ovviamente abbastanza pazienti perché se dopo un po' i combattimenti diventano ripetitivi può risultare un po' noioso. Ma direi che ne vale veramente la pena. Questo è uno dei giochi che, per esempio, appunto consiglierei. Andiamo avanti. Ah, eccoci qua con Assassin's Creed 2, secondo ovviamente, due, non spendo tantissime parole perché c'è veramente pochissimo da dire, gioco bellissimo, grafica bella, colonna sonora altrettanto, la storia altrettanto, che poi appunto gli Assassin's Creed finiscono, ti lasciano sempre come un coglione davanti alla TV, ovviamente i finali ti costringono a comprare il seguito per vedere come va a finire, quindi gioco bellissimo, assolutamente consigliato, divertente, vario, ci sono tante missioni secondarie, l'unico platino che ho è appunto di Assassin's Creed 2, appunto abbastanza facile insomma da prendere, visto che non ci sono trofei da prendere online perché appunto questo gioco non ha l'online. Però gioco veramente bellissimo, consigliatissimo da giocherina. Andiamo avanti. Ah, adesso posso andare in estasi, ragazzi. Heavy Rain che io ho comprato usato a 24,98 euro. Ci ho fatto anche di questo la recensione. Cioè, ragazzi, per me, non vorrei esagerare, ma per me è un capolavoro assolutamente. Ok, non è, magari la longevità non è tantissima, però è veramente spettacolare dal punto di vista grafico, della colonna sonora, della storia. È veramente uno spettacolo, un capolavoro assoluto.
È un, non è tanto un, cioè, diciamo, possiamo considerarlo neanche tanto un gioco, un film interattivo, però appunto io lo considero proprio un vero e proprio videogame perché si gioca comunque su PlayStation 3. Quindi, senza dire altro, penso di aver detto già tutto, lo consiglio assolutamente a tutti, anche e soprattutto ai più scettici. Andiamo avanti. Spero di fare in tempo prima di cena. Allora, eccoci qua. Final Fantasy XIII comprato a nuovo a GameStop. Allora, su di questo non posso spendere tante parole perché non l'ho ancora finito. Gli ultimi giochi che vedrete non li ho ancora tutti finiti. Oddio, ci sono alcuni che non ne sono pazzi, però la grafica bellissima. Anche la colonna sonora merita, il sistema di nuovo sistema di combattimento non piace a tutti, invece a me è piaciuto veramente tanto, però ovviamente lo devo finire, quindi dal punto di vista della storia non vi so tanto dire, però devo dire che fino ad ora mi è abbastanza piaciuto. Andiamo avanti. Ecco qua Fallout 3, che molti considerano un bellissimo gioco, anche questo l'ho finito, anche perché finirlo, tra virgolette, è abbastanza difficile perché appunto essendo un open world e potendo fare diverse missioni, cioè è veramente molto molto intricato, però dire che merita veramente molto, fino ad ora mi è piaciuto tanto, e che altro dire, dal punto di vista grafico non è granché, però insomma direi che quello che conta è il contenuto, la storia che è veramente fino ad ora l'ho apprezzata veramente tanto, quindi andiamo avanti. Ah, ecco che arriva un'altra chicca spettacolare, ragazzi. È Elei Noir che mi è stato regalato per Natale dal mio ragazzo. Ce l'ha azzeccato in pieno. Elei Noir, anche qui pochissime parole, capolavoro, un altro spettacolo della Rockstar, bellissimo in tutto e per tutto, per non parlare della grafica, cioè la grafica è veramente spettacolare perché hanno usato delle nuove tecnologie, quindi ragazzi sembra veramente di guardare un film, è veramente molto molto bello, bellissimo da ogni punto di vista, insomma ci si ritrova in una Los Angeles degli anni 40, perfettamente realizzata, la possibilità di guidare, quindi le indagini, gli omicidi, cioè veramente appassionante, anche dal punto di vista della storia, questo qui l'ho finito, veramente veramente molto 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 bello, quindi uno assolutamente consigliato, un gioco assolutamente consigliato da Giocherina 979. Andiamo avanti. Eccoci qua con Gran Turismo 5. Giochi di macchine non sono apprezzati da tutti, però insomma, che dire, il mio amico Fede sarà di sicuro entusiasta non appena vedrà questo. Allora, oddio, che dire, gioco di macchine, gioco di automobili, ovviamente per gli appassionati, la grafica veramente spettacolare, ci sono tantissimi tantissimi modelli di automobili, tantissime modalità da giocare, un gioco, Dio, non direi infinito, però insomma, come mi dice il mio amico Fede, bisogna farcirsi il culo per completare ogni cosa, però gioco veramente molto 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 bello, anche questo all'online, quindi insomma di sicuro divertimento, specialmente per quelli che apprezzano le automobili. Quindi andiamo avanti. Eccoci qua con Assassin's Creed Brotherhood, un regalo di Natale, insieme a Gran Turismo 5. E niente, che altro dire? Come Assassin's Creed 2 è davvero bellissimo gioco, la storia continua, il finale di questo mi ha lasciato ancora peggio degli altri due finali, quindi sarò costretta purtroppo a comprare Revelations. Quindi bellissimo dal punto di vista grafico, della storia, dei personaggi, insomma, colonna sonora, veramente bellissimo, assolutamente. Un altro gioco molto consigliato, anche questo all'online, anche se vi devo dire la verità, fino ad ora non ci ho giocato all'online, ci ho giocato solo una volta e siccome non ci avevo capito un cazzo, ho lasciato perdere. Penso che dovrei riprovarci almeno. Avanti. Star Wars, il potere della forza, pagato come potete vedere 19,98 usato al GameStop, non l'ho ancora finito. Gioco per gli appassionati ovviamente della saga di Star Wars, non spettacolare né dal punto di vista della grafica, insomma, non è uno di quei giochi spettacolari, però insomma, fino ad ora la storia è stata abbastanza appassionante, quindi
consigliato specialmente agli amanti della saga di Star Wars. Andiamo avanti. Ah, ecco un altro gioco che ho apprezzato tantissimo, di cui molti magari sono scettici, Portal 2, che ho finito. Ovviamente in prima persona, stile sparatutto, ma appunto riguarda la risoluzione di diversi enigmi che a volte ti fanno uscire veramente di testa. Quindi bellissimo gioco, specialmente dal punto di vista della storia. La storia che è veramente molto molto bella e a tratti divertentissimo. Io mi sono divertita veramente tanto. Anche questo è dotato di online. Io non ancora ci ho giocato online perché insomma, appunto, bisogna, oddio, poi avere amici che magari hanno Portal 2, perché riguarda la coop. E comunque, ripeto, gioco che consiglio anche più scettici, ma ovviamente sconsiglio a quelli che non amano, insomma, i grattacapi, gli enigmi, queste cose qui. Però anche dal punto di vista grafico, veramente molto, molto bello, dai, molto molto bello. Io l'ho comprato perché appunto ne avevo sentito parlare benissimo, infatti dopo ovviamente ho avuto tutte le mie conferme. Andiamo avanti. Allora, che cosa c'è adesso? Eccoci qua con Prince of Persia Trilogy, un regalo di compleanno da parte del mio amico Frank. Ciao Frank, che dire, ci sto giocando, sto ancora giocando ovviamente a Prince of Persia Le Sabbie del Tempo. Niente, rimasterizzato ovviamente i tre Prince of Persia per PlayStation 2 in HD. Direi che la rimasterizzazione mi è piaciuta veramente tanto, perlomeno nel primo ho visto delle differenze ovviamente enormi. Questo gioco è giocabile anche in 3D, per ovviamente chi dispone di una TV 3D. E quindi niente, ovviamente i capolavori di Prince of Persia, a parte l'ultimo che non mi era piaciuto tantissimo, ma finalmente appunto anche su PlayStation 3 con i trofei. Andiamo avanti. Stiamo arrivando alla fine. Allora, ecco qua, Tomb Raider, anche questo trilogy, appunto, contiene Tomb Raider Legend e Tomb Raider Anniversary, che erano per PlayStation 2, ovviamente rimasterizzati in HD, e poi Tomb Raider Underworld, che io non avevo mai comprato, quindi ho avuto anche questo regalo di compleanno da parte del mio amico Frank. Ovviamente, quindi la possibilità di rigiocare i due per PlayStation 2, che ho apprezzato veramente tantissimo, su PlayStation 3, rimasterizzati con i trofei, più Tomb Raider Underworld, che appunto non ho mai giocato, che non vedo l'ora di giocare, quindi direi per gli appassionati di Tomb Raider da assolutamente da avere. Scusate se vado di fretta, ma allora eccoci qua, il penultimo gioco, Uncharted 3, l'inganno di Drake, regalatomi dal mio ragazzo per il mio compleanno. Pochissime parole da spendere, anche questo capolavoro assoluto, la grafica spettacolare, la colonna sonora idem, gioco che ho finito, anche la storia mi è piaciuta veramente tanto, il finale può sembrare scontato, ma vabbè, comunque finale apprezzabilissimo, anche questo ovviamente all'online, l'unica fregatura è che su questo ci hanno messo il pass, il network pass insomma, per poterci giocare. Siccome il mio ragazzo l'ha comprato usato, il pass ovviamente era già stato usato dal precedente possessore, quindi dovrò comprare purtroppo un pass nuovo per poterci giocare online. Comunque, gioco veramente spettacolare da tutti i punti di vista, gioco bellissimo che assolutamente merita il titolo di miglior gioco dell'anno. Miglior gioco dell'anno, ok. Andiamo avanti, l'ultimo gioco. Scusate, ma mi sono venuti a rompere le palle perché devo andare a cena. L'ultimo gioco, eccoci qua, Castlevania Lords of Shadows, Lord of Shadows, vaffanculo, Lords of Shadow, comprato perché mia cugina mi ha regalato per il compleanno una gift card da GameStop da 30 euro. Ovviamente poi siccome l'ho preso usato, ho usato la mia card per l'usato, quindi ho dovuto dare soltanto 1,50 euro di differenza, se no costava 35 euro usato. Fino ad ora ci ho giocato, anche questo mi ha entusiasmata veramente tanto, bellissimo bellissimo gioco, anche dal punto di vista grafico ci sono dei paesaggi pazzeschi, la colonna sonora ancora meglio, il personaggio principale stupendo, stupefacente. Forse può risultare un tantino ripetitivo dal punto di vista dei combattimenti, ma non, io comunque non mi lamento perché devo dire che l'ho apprezzato veramente tanto fino ad ora. Quindi, e questo è Castlevania Lords of Shadows. Quindi, ragazzi, vabbè,
Tolgo la cam. Ragazzi, quindi grazie mille per aver seguito anche questo vlog. Spero che la mia collezione vi sia piaciuta. Mi raccomando, aspetto i vostri consigli, i vostri commenti. Mi raccomando, mettete tanti mi piace, ragazzi. Ora scusate, ma corro a mangiare perché ho anche tanta fame. Quindi un bacione, un saluto e un wattai a tutti, ragazzi, da Giocherina 979. Ciao!